In 1500 al flash mob per fermare le violenze, il Prato del Porto Elisa ha accolto l'iniziativa di Cesvot e Croce Verde, grande partecipazione degli studenti lucchesi alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il cancello blindato non ferma i ladri, colpo nella notte a Porcari, malviventi sfondano la vetrina da S. Irene a Pisson Bar e fuggono con sigarette e grattini, ingenti danni al locale. Muore in ospedale ad un mese dal ricovero per meningite, deceduta a Livorno dove era ricoverata da un mese per meningite l'insegnante Lilia Agata Caputo, 64 anni, e viveva a Viareggio da molti anni. Emergenza disabilità, l'impegno della Protezione Civile a Castelnuovo, un progetto pilota finanziato dalla Regione Toscana con lo scopo di reperire informazioni circa la presenza sul territorio di persone con disabilità. Lo sport, le occasioni perdute della Lucchese, i pareggi con Renate e Racing Roma, inchiodano i rossoneri a un anonimo centro classifica, la via del riscatto passa domenica prossima dal derby con la Pistoiese. La remontata del Castelnuovo in promozione, seconda vittoria consecutiva dei gialloblu di Micchi che battono 3-1 il Vorno, prova convincente dei Garfagnini, attesi domenica un altro derby a Ponte a Moriano. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi, apriamo con il flash mob degli studenti lucchesi nella giornata contro la violenza sulle donne. I ragazzi delle scuole di secondo grado del territorio lucchese sono stati protagonisti del flash mob organizzato dal CESVOT, il Centro Nazionale del Volontariato, nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma per il 25 novembre. I ragazzi si sono ritrovati allo stadio Porta Elisa, messo a disposizione dal comune per l'occasione, e indossando un poncio rosso hanno formato la scritta «Rompi il silenzio» in mezzo al campo da gioco. La scritta è stata scelta tra le molte inviate al CESVOT dalle classi partecipanti, un modo concreto di sensibilizzare i giovani su una tematica particolarmente delicata come la violenza di genere. Anche dopo quello che è successo a Lucca a quest'estate, sembrava importante che il volontariato si impegnasse in maniera più partecipata, più attiva. E quale miglior veicolo che non le scuole, i ragazzi che sono il futuro, che sono quelli che domani dovranno assolutamente prendere in mano tutte le situazioni. All'iniziativa hanno partecipato anche l'assessore del comune di Lucca e l'area Vietina, le rappresentanti dei centri antiviolenza che promuovono la tutela delle donne e la Croce Verde, oltre alla responsabile del Codice Rosa della ASL di Lucca, Piera Banti, e il provveditore agli studi Donatella Buonriposi, che ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento degli studenti su queste tematiche. Partire dall'educazione, dalla formazione diventa essenziale. Le nostre scuole, devo dire per la verità, che stanno già facendo da diverso tempo vari progetti, con l'auspicio appunto che insomma veramente si possa agire sui nostri giovani perché episodi terribili che ci sono stati recentemente non possano più verificarsi. Cronaca, andiamo a Porcari, ladri in azione nella notte in un bar. Prima hanno provato a entrare aprendo un cancello blindato, ma si sono trovati a fare i conti con un lucchetto assai tenace. Hanno allora sfondato una delle porte d'ingresso che si affaccia direttamente sulla via Romana, strada molto frequentata a tutte le ore, dovendo per forza rischiare di essere visti. Hanno agito così i ladri, che nella notte hanno rubato sigarette, gratte e vinci a Porcari, nei locali di S. Irene Prison Bar. Ladri un po' improvvisati, se è vero che prima di buttarsi sui tabacchi e sui grattini hanno inutilmente provato a sfondare slot machine e macchinette cambia soldi. Resta il fatto che al di là del bottino, che comprende anche il fondo cassa, i malviventi hanno provocato ingenti danni al locale, che negli ultimi anni è stato preso di mira più volte. Poca la voglia di parlare da parte dei gestori, che per l'ennesima volta si trovano a fare i conti con fabbri e vetrai per sistemare gli infissi. Grazie alla collaborazione di un uomo che le ha viste gironzolare intorno a un'anziana che stava passeggiando a Sant'Alessio, la polizia ha fermato due donne riconosciute come autrici di un furto da 3.000 euro, si stavano già allontanando a bordo di un'auto, sono state denunciate per furto aggravato.
Ci spostiamo a Viareggio e ci occupiamo della scomparsa di una donna, un'insegnante di 64 anni che abitava a Viareggio da tempo, che è morta a Livorno dopo essere stata ricoverata oltre un mese fa per meningite. Il caso dell'insegnante viareggina morta a Livorno per una forma di meningite meningococcica non può essere messo in relazione con i casi di meningite di tipo B e C registrati negli ultimi mesi in Toscana. È l'azienda USL Toscana Nord-Ovest a rassicurare sulle circostanze della tragica scomparsa di Lilia Agata Caputo, 64 anni, professoressa in pensione, che ha gettato nello sconforto la città di Viareggio. La donna, secondo l'azienda sanitaria, è deceduta a seguito di complicanze tardive, imprevedibili e non prevenibili, di natura vascolare, a seguito di una meningite cerebrite pneumococcica. La patologia riscontrata, precisa la ASL, non è contagiosa e non deve essere confusa con quella di origine meningococcica, per la quale l'igiene pubblica prevede l'offerta di una profilassi antibiotica a tutti coloro che negli ultimi giorni hanno avuto contatti stretti e prolungati o in ambiente chiuso con il soggetto in questione. Non vi sono quindi per questa vicenda, conclude la ASL, precauzioni da prendere in nessun ambito. I primi sintomi per la donna si erano manifestati il 24 ottobre con febbre alta e improvvisa comparsa di pus. Subito trasportata all'ospedale unico della Versilia, era stata poi trasferita a Livorno nel reparto malattie infettive, dove un mese dopo si è spenta. Rimaniamo a Viareggio. Ieri la sentenza del Consiglio di Stato che ha rimesso sulla poltrona di sindaco Giorgio Del Ghingaro, oggi il commento del suo avversario Baldini. La trasparenza non ha vinto. È dura la reazione di Massimiliano Baldini, leader del centrodestra viareggino, che all'indomani delle elezioni amministrative del maggio dello scorso anno denunciò irregolarità nel conteggio delle schede in due sezioni, la numero 2 e la 28. Il consigliere comunale ha ammesso così la delusione cocente e la sofferenza provocata dal contenuto della sentenza che ha bocciato le sue tesi. È totalmente antitetica su tutti i punti a quanto aveva espresso il TAR Toscana. Ci mancherebbe altro, sono ovviamente punti di vista, sono situazioni, però sulla questione delle schede, la mancanza delle 675 schede, penso sia un fatto indiscutibile che anche nella giurisprudenza precedente era assolutamente condiviso nel portare all'annullamento delle elezioni. Se va bene che manchino 675 schede quando si va a votare, credo che questo metta in forte dubbio una battaglia di legalità che noi abbiamo fatto nell'interesse del diritto di voto dei cittadini. Quindi la sentenza del Consiglio di Stato è da parte nostra fortemente contestata, la riteniamo da questo punto di vista assolutamente discutibile e del resto basta leggere la sentenza del TAR per capire che siamo di fronte a due pronunciamenti totalmente diversi. E questo getta ovviamente una situazione che ci preoccupa. E a questo punto è possibile pensare ancora ad un appello contro la sentenza del Consiglio di Stato? Ritengo di no. Quantomeno ho avuto un primo confronto rapido con l'avvocato Gemignani, che ringrazio veramente di cuore perché ha fatto un lavoro enorme. Non saremmo qui senza l'avvocato Gemignani, come non sarei qui attraverso se non ci fossero tutti gli amici che mi hanno sostenuto e che mi sostengono, i tanti cittadini vicinissimi a questa battaglia che hanno assolutamente condiviso tutte queste questioni. Ritengo che la sentenza non sia appellabile, sia definitiva. Alternativa Civica, siamo tornati a Lucca, ha individuato nell'attuale portavoce del gruppo Marco Chiari il proprio candidato per le elezioni amministrative a Lucca nel 2017, presentando anche i punti del programma. In un comunicato il gruppo precisa che il candidato che oggi viene proposto ha già dato la disponibilità a ritirarsi se nel centrodestra venga concordemente individuato un unico candidato. Una rimodulazione della medicina d'urgenza, un aumento di 10 posti letto per venire incontro alle esigenze dei cittadini e degli operatori per migliorare l'attività del pronto soccorso di Lucca. Questa è la proposta organizzativa che la direzione aziendale ha presentato al prefetto e alle organizzazioni sindacali riguardo l'ospedale San Luca. L'aumento dei posti letto è finalizzato alla riduzione delle attese in pronto soccorso, nonché ad una corretta collocazione nei setting assistenziali più appropriati. Al tempo stesso, per garantire l'apertura di nuovi posti letto, il progetto prevede un incremento di personale infermieristico e sociosanitario.
Andiamo in Viale Cadorna, è iniziato il taglio dei pini, purtroppo. Sono iniziati gli interventi per la riqualificazione di Viale Cadorna. I lavori di questo primo lotto, per un importo di circa 80.000 euro, prevedono la realizzazione di un marciapiede, una pista ciclabile e un'aiuola, il tutto sul lato nord della strada. I lavori di questa prima fase consistono nella rimozione dei pini presenti sul lato nord del viale, un intervento che ha creato non poche polemiche da parte dei cittadini che hanno visto l'inizio del taglio degli alberi, ma che il comune ha giustificato affermando che si tratta di piante che negli anni si sono sviluppate fino a 15-20 metri di altezza e il cui apparato radicale superficiale ha contribuito alle condizioni di degrado del marciapiede e della stessa sede stradale, costituendo una situazione di pericolo sia per l'abitazione al lato strada, sia per gli automobilisti e pedoni che transitano quotidianamente sul viale. La rimozione dei pini, che dovrebbe terminare all'inizio della prossima settimana, ha comportato il blocco totale della circolazione, proprio per consentire agli operai di effettuare l'operazione di taglio in piena sicurezza. La strada verrà riaperta il prossimo 30 novembre. I pini abbattuti saranno rimpiazzati da una varietà di carpino bianco, un albero di media altezza che è già presente in alcune viabilità della circonvallazione, ad esempio sul lato sud di Viale Giusti e nel primo tratto della pista ciclabile di Viale Puccini. Foto di gruppo per i nuovi allievi della scuola Alti Studi MT, una cerimonia ufficiale che si è tenuta nella Cappella Guinigi del complesso di San Francesco. A dare il benvenuto ai 34 studenti il direttore di MT Pietro Pietrini e il sindaco di Lucca Tambellini. Parliamo di emergenza e disabilità. La Protezione Civile di Castelnuovo sta seguendo un progetto pilota finanziato dalla Regione Toscana. Emergenza e disabilità, è questo il titolo del progetto pilota portato avanti dalla Protezione Civile di Castelnuovo Garfagnana tramite un progetto finanziato dalla Regione Toscana. Lo scopo è quello di reperire informazioni circa la presenza sul territorio di persone con disabilità permanenti e non. Saranno 5 giovani del servizio civile che avranno l'incarico di raccogliere le informazioni, sia cartacee che informatiche, affinché si possa mettere a disposizione dei soccorritori un quadro preciso sulla reale situazione. In questo momento abbiamo necessità e bisogno della collaborazione di tutti i cittadini del nostro territorio comunale, perché abbiamo bisogno di censire le persone che hanno necessità, quindi le persone che hanno disabilità, sia temporanea che permanente, o le persone anziane che hanno bisogno di aiuto in caso di un'emergenza. Per questo possono rivolgersi ai nostri uffici, all'ufficio tecnico comunale e alla protezione civile del comune di Castelnuovo, oppure possono andare a visitare il nostro sito e quindi trovare le istruzioni per poter fornire tutti i dati necessari. Per far sì che il progetto sia efficace, quindi è utile e necessario che ci sia la totale partecipazione e collaborazione da parte della popolazione. Andiamo a Borgo Ammozzano, dove è stato aperto un vero e proprio laboratorio d'arte. Grazie ad alcune eccellenze del territorio e alla Scuola Civica di Musica Salotti, presso la sede della Biblioteca di Borgo Ammozzano è stato inaugurato un laboratorio di arti varie per tutte le età, ma soprattutto per i giovanissimi. Dalla scorsa settimana hanno preso il via una serie di corsi e laboratori artistici che daranno la possibilità a tanti giovani di avere una visione più pratica del mondo dell'arte, diventando loro stessi protagonisti. Sì, in quanto questi ragazzi fin da piccoli possono usufruire del percorso di teatro e artistico per quanto riguarda la pittura e la manipolazione, e come Circo e la Luna, come associazione che lavora sul territorio, siamo molto lieti di questa prospettiva e di questa possibilità. Tutto questo è possibile quando c'è collaborazione tra associazioni e istituzioni locali. Sì, la collaborazione tra la nostra biblioteca e le associazioni del territorio crea questa bellissima sinergia che fa sì che i bambini si predispongano all'arte, alla pittura, all'incontro, quindi a sviluppare la fantasia. È un tema sociale di fondamentale importanza. Intanto, nel giorno dell'inaugurazione, è stato possibile toccare con mano i progressi artistici di alcuni giovani grazie a mostre e musica dal vivo. È tutto per la prima parte del nostro TG, un breve break, poi c'è lo sport.